Noi vogliamo migliorare la qualità della classe politica che ha fatto scappare altri 100.000 italiani l'anno scorso dalla povertà e dalla corruzione. La corruzione in questo paese è prima di tutto un atteggiamento della politica, che non passa per forza per la violazione delle leggi, passa anche soltanto per un atteggiamento di impunità e una condizione di iniquità. Se dovesse vincere il sì, come oggi i vitalizi ci costano 300 milioni di euro, dopo il sì ci costeranno 300 milioni di euro. Se dovesse vincere il sì alla riforma costituzionale, come oggi la classe politica non ha serie leggi anticorruzione per la sua selezione, il giorno dopo non ci saranno serie norme anticorruzione per la selezione degli eletti nelle istituzioni. Se dovesse vincere il sì, come oggi non ci sono limiti ai cambi di casacca dei politici, non ci saranno il giorno dopo l'approvazione di questa riforma costituzionale. Se dovesse vincere il sì, come oggi non c'è una legge che deve rendere trasparenti i finanziamenti privati ai partiti, non ci sarà il giorno dopo. Come non ci sarà il giorno dopo una seria legge sulle lobby in questo paese che regoli il rapporto tra lobby e partiti. Dire no alle ingiustizie è un dovere che fa stare bene. È una deforma questa, più che una riforma, che toglie potere ai cittadini, alle regioni, al Parlamento e lo concentra nelle mani di un governo che sta facendo fallire l'Italia e svende il futuro dei nostri figli. Gli italiani si aspettano altro: sostegno al reddito, alle piccole e medie imprese, l'abolizione vera del finanziamento ai partiti. Una legge anticorruzione, un fenomeno che ci costa 60 miliardi l'anno, equità fiscale, lotta all'evasione, che il governo stesso stima in 100 miliardi l'anno, ma poi incentiva con continui condoni e sanatorie. Queste misure noi le abbiamo poste al centro dell'agenda. Noi diciamo no a quel cambiamento che vuole Renzi, quel cambiamento delle lobby, quel cambiamento verso un potere del governo e diciamo sì invece a un cambiamento, quindi a un cambiamento di altro tipo. Il nostro è un no propositivo. Noi diciamo no a questa riforma perché è come se si volesse cambiare la macchina a un autista che non sa guidare. È la classe politica che non sa guidare questo paese, che è responsabile della situazione di questo paese e oggi diamo la colpa allo strumento, o meglio, hanno cercato di trovare un capro espiatorio. Noi abbiamo creato anche un sito ad hoc, dove andiamo a spiegare i reali contenuti del no. Giusto votare no, perché non c'è il superamento del bicameralismo paritario, come indicato come primo rigo del titolo che c'è sulla che troveremo sulla scheda elettorale. Questi vecchi partiti stanno perdendo consenso e scaricano sulle procedure costituzionali la perdita di consenso per permettere a se stessi di governare col 10% dei voti degli aventi diritto al voto, perché ricordiamoci che se vinci con l'Italicum col 20% di chi va a votare hai una maggioranza del 55% alla Camera, ma il 90% degli italiani contro, e mi dite che stabilità è questa? Credetemi, non ho mai sentito in tanti eventi sul territorio che faccio, come tutti i miei colleghi qui presenti, un solo cittadino dirci la priorità per noi oggi è il superamento del bicameralismo perfetto. Al contrario, ci hanno chiesto di superare 20 anni di malapolitica, le mancate riforme contro la corruzione, l'ingerenza dei gruppi di potere sul funzionamento dello Stato, l'inefficienza e gli sprechi della pubblica amministrazione, la mancanza di un'adeguata difesa dei beni comuni e la lotta contro le disuguaglianze crescenti. Questo ci chiedono i cittadini e non si possono scaricare 20 anni di malapolitica sulla Costituzione come sta facendo l'attuale esecutivo, come fa la ministra Boschi. Quasi 5 milioni di cittadini sono sotto la soglia di povertà.